Primero, el área central de Don Carlo, el área de Felipe II, el Ayamay Mamó. Y en la parte final canta el área, la larga escena de la muerte del Boris. Christoph ofrece para ustedes en esta entrevista y en este recital, realizado cuando el cantante cumplía 63 años de edad, la muestra de las prodigiosas facultades que poseía y la excelente forma en que se encontraba en esos años. Ma io ho pensato sempre, sono stato profondamente convinto, come lo sono ora anche, che l'unica giusta scuola di canto è quella italiana. Perché per natura la lingua italiana ormai predispone verso il canto. Inoltre a questo, l'Italia ha lasciato nel passato degli esempi di cantanti veri, giusti, questi che hanno innalzato il nome della lirica veramente fino all'estremo, in senso positivo naturalmente, sono stati sempre italiani. La scuola italiana è la giusta scuola perché maneggia la voce in maniera da renderla più malleabile nella bocca di un cantante, non soltanto, ma anche di un artista. Adesso il connubio che lei dice del ceppo slavo con la scuola italiana, io non ho pensato di realizzarlo, si vede che è partito da una forza così spontanea, senza averci pensato sopra nemmeno. Legavo molto naturalmente la mia carriera alla musica russa, all'opera russa, che per merito della lingua russa rende molto efficiente la recitazione. La lingua russa è notoriamente molto ricca e bella. Aggiungendo a questo teatro, diciamo, musicale russo, la scuola italiana, che premette innanzitutto bei fraseggi, emissioni spontanee della voce, ha aiutato la mia natura di applicare l'una verso l'altra e viceversa.
Thank you.
No, quel cor chiuso è a me. Tanto in Boris Godunov quanto in Filippo II io ho trovato lo spazio libero per penetrare nell'animo dell'essere umano. Questa è stata la forte attrazione. Li guardo sotto due punti umani, staccati uno dall'altro, però sempre in mezzo c'era la profondità dell'animo umano. Oi, Tusla, Tusla, Svevu! Yeah.
Hey, I'm sorry.
Mischa! Oh, Bosch! Smert! Prosti mina! Wort! Wort sarbach! Afar! Prostite! Bajo la dirección de Bruno Amadocci, al frente de la orquesta de la Radio Televisión Suiza Italiana, hemos escuchado en este programa la segunda parte del recital y la entrevista consumada en Lugano con el gran bajo búlgaro Boris Christoff. Desgraciadamente, como lo habrán ustedes podido apreciar, no son de la misma calidad visual las imágenes del concierto y las de la entrevista, pero ambas grabaciones de vídeo son verdaderamente una joya de la que no había sido posible hacerse en años anteriores. Ha cantado aquí Christoff en la sala del Congreso de Lugano, precisamente con la orquesta de la Radio Televisión Suiza Italiana, el aria de Don Carlo de Verdi, el aria de Felipe II, el aria central del Don Carlo, y al final del programa, la muerte de Boris, del Boris Godunov de Mussorgsky.